Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi voglio presentarvi la collezione natalizia di Kiko, la Magic Holiday. Mi è piaciuta molto, contiene un sacco di prodotti che mi piacerebbe provare, anche se non so poi cosa comprerò e cosa no. Comunque volevo portarla qui sul canale. Hanno tutti questi prodotti dei packaging molto scintillanti, sono tutte nuance adatte a illuminare il make-up delle feste, quindi abbiamo colori come oro, rosso, rose gold, quindi insomma un sacco di colori tipici natalizi, diciamo così, e ci sono un sacco di prodotti interessanti. Quindi direi di non fare troppe premesse e di partire subito con la presentazione di tutti i prodotti. Abbiamo la Maxi Palette composta da 12 ombretti multifinish matte, metal e perlati con una resa elevata e uniforme. Una pigmentazione intensa, sono morbidi e confortevoli una volta applicati. Tonalità che vanno da nude a marrone con toni rosa e oro. Poi abbiamo la Mini Palette, che è una palettina con 4 ombretti multifinish matte e perlati dalla texture burrosa e soffice, colore pieno in 3 varianti, toni da rosa a oro, da marrone a oro e da nude rosato a nero. Poi abbiamo la palette Occhi Trio Magical Holiday, che è una palette elegante con 3 ombretti cotton arricchiti con pigmenti metallizzati con una resa e luminosità intensa con effetto vellutato sulle palpebre. Questa palette è particolare perché aprendo la confezione si potrà leggere una piccola guida in 3 step per alcuni consigli sull'applicazione dell'ombretto. Avremo le tonalità avorio, nude rosato caldo e nero, rosa nude chiaro, rosso rubino e marrone caffè. Poi abbiamo degli ombretti singoli che sono tutti dal finish metallico intenso e brillante, massima scrivenza, setosi e leggeri. Si possono usare bagnati o asciutti, sono molto luminosi e avremo 4 tonalità: oro rosato multisfaccettato, champagne dorato intenso, rosso caldo dal sottotono rame e verde foresta. Poi abbiamo il Duo Eyeliner, che è una matita eyeliner con 2 finish matte e metal per intensificare e dare luminosità allo sguardo. Lunga durata, texture cremosa e scorrevole e 4 coppie cromatiche. Avremo il mattone e rosa nude, il marrone medio e bronzo dorato, verde oliva e champagne chiaro e poi nero puro e oro chiaro. Poi ci sarà il mascara volumizzante con lo scovolino a goccia per catturare tutte le ciglia con facilità. Texture cremosa e scorrevole con fibre sintetiche per rendere l'effetto finale corposo con ciglia lunghe. Tonalità extra black e packaging dorato. Poi avremo il rossetto, uno stick sagomato dalla texture corposa e morbida, ricco di elementi emollienti con formula pigmentata e profumo al frutto della passione. Questo rossetto darà un'alta coprenza già alla prima applicazione e brillantezza. Esiste in 6 tonalità: nude con sottotono pesca caldo, rosa nude caldo, nude sottotono marrone medio caldo, rosa malva chiaro, rosso ciliegia e rosso magenta. Poi ci sono altri rossetti dal finish matte vellutato e opaco, texture leggera ma ricca e coprente con colore uniforme, profumo di vaniglia in 6 tonalità: rosa malva, marrone medio, rosa medio scuro, arancio intenso, rosso puro e rosso amarena. Poi ancora un rossetto. Questa volta lo stick è decorato da una trama stellata, finish metallico con glitter e una texture scorrevole e morbida. Rosso rubino e bordeaux sono le tonalità. Poi ancora rossetto liquido, è un rossetto ad effetto vinile con texture fluida ed elastica, colore pieno lucente con effetto specchio e profumo fruttato. E le tonalità sono 6: rosa nude caldo, nude con sottotono pesca, rosa delicato, rosa malva scuro, rosso puro e rosso vino.
Poi avremo una palette per il viso, sono quattro polveri che ricordano un lingotto d'oro. Sono polveri cotte con una texture setosa e leggera per una perfetta aderenza. Avremo marrone biscotto, rosa medio con sottotono caldo e poi rosa dorato e color champagne. Poi avremo una palette di blush e illuminante, formato tascabile e pratico, blush illuminante dal finish satinato e texture vellutata e cremosa per una coprenza modulabile. Il blush è rosa corallo e illuminante avorio, poi c'è il blush rosa intenso e illuminante rosa chiaro. Poi avremo la cipria opacizzante, che è una formula cotta e texture finissima per una pelle liscia e setosa. Minimizza le discromie e le imperfezioni, arricchita con olio di jojoba e girasole. E le varianti sono 5, da pelli chiarissime a medio scure. Poi avremo un blush radiante, che è un nuovo blush di polvere cotta pigmentata, texture effetto seta, sfumabile e modulabile con olio di jojoba e di girasole. Il finish è delicatamente satinato iridescente in tre varianti: marrone biscotto con sottotono caldo, rosa corallo caldo e rosa malva. Poi ci sarà un illuminante, polvere illuminante compatta, coprenza modulabile, una texture leggera e luminosa grazie alle perle riflettenti, con burro di karité nutriente. Le nuance sono due, champagne e rosa dorato. Poi ci saranno delle gocce illuminanti, è praticamente un illuminante liquido con la texture fluida, extra fondente dal finish metal, si applica picchiettando con le dita nelle zone strategiche. Ci sono due tonalità, oro rosato e champagne. Poi una crema viso nutriente, che è un trattamento di bellezza oppure una base trucco con aloe vera, burro di karité e olio di macadamia. Idrata e protegge dal freddo, non unge e ha un profumo di cocco. Poi c'è la maschera viso in tessuto con estratto di peonia e camomilla, acido ialuronico, idrata e addolcisce la pelle. Poi una maschera in tessuto per mani e piedi con aloe vera che idrata e rinfresca. E poi lo smalto vinyl con l'effetto glossy, pigmentato, elevata coprenza, colore pieno e uniforme già alla prima applicazione. E le tonalità sono due, rosso acceso e viola melanzana. E poi avremo un top coat dal finish metal glitterato oro per dare lucentezza e si può usare sia come top coat ma anche da solo per dare alle vostre unghie una luminosità dorata. Questa è tutta la collezione che Kiko ha pensato di proporre per questo periodo natalizio. Fatemi sapere nei commenti se avete qualcosa di questi prodotti ed eventualmente cosa. Io come sempre vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Mettete un like al video se vi è piaciuto. Io vi mando un bacio enorme.